ogni nostro insegnamento è illusorio finché non si traduca in una pratica e in un atto. Dunque, ti siano comunicate le direttive per le prime operazioni, nel senso della via, di cui sai per quanto ti ho detto in precedenza. Devi impadronirti anzitutto di un tratto della tua vita o della tua giornata per fissarvi saldamente ed attivamente una qualità nuova. Così. Staccati interiormente da te e da quanto ti circonda e tieni ad una vita sobria, senza sforzi, senza eccessi, neutra ed equilibrata. Dormi quanto basti e nel cibo sii parco. Il tuo corpo sia integro, calmo, armonizzato. La tua anima temprala con la potenza di te e purala dall'impulsività, dalla passione, dall'agitazione. Poi fissala ed amalgamala nel corpo. Gli altri esseri non esistano. Le loro azioni e i loro pensieri o giudizi non ti tocchino, qualunque essi siano. Fa sì che nulla riesca a penetrare di nascosto in te. Sorveglia tutto, ciò che viene dall'esteriore e ciò che emerge dalle profondità ancora impenetrate della tua coscienza. Osservando in silenzio, con intelletto ed imperturbabilità, con rapida energica mano, frenando ogni giudizio. Se passioni ti molestano, non reagire né turbati. Conducile invece deliberatamente a soddisfazioni e poi discioglitene. Accresciti su questa direzione fino a riuscire ad avvertire la frivolezza, l'inutilità e l'insidia di ogni pensare, così che anche la mente tua a poco si plachi e venga ad accovacciarsi in silenzio ai tuoi piedi. Così metterai lentamente in piedi una forza di te simile ad un signore il cui sguardo impone silenzio, rispetto o confusione ai servi che gli sono intorno. Questo è il nostro oro. Quando avrai operato tutto questo con arte sottile e costante, forte e dolce, quando lo stato equilibrato e neutro in te sarà divenuto una cosa continua e naturale, allora ti sentirai come ricongiunto a te stesso in un senso di interiorità di cui prima nulla sapevi. A questo punto sperimenterai una propensione a riposare in te e da cotesto riposo calmo ed illuminato scaturirà un senso di spirituale e liberata contentezza. Spia questa sensazione e trattienila. Quando te ne sarai impadronito interamente, con un atto interiore su cui non posso dirti nulla, perché lo apprenderai solo dopo averlo inventato, cerca di connetterla col corpo così che, come calore nell'acqua, vi si diffonda e alla fine dei due non risulti che una sola cosa, che un solo stato. Questo stato è lo stato fluidico. E l'operazione nella nostra tradizione è detta la prima estrazione del mercurio o dell'ermete dalla miniera. Tenga ben fermo la tua coscienza questo stato con una calma fermezza, poi lascialo andare, poi rievocalo a più riprese. Studialo, imparalo, finché sia da te sentito come una realtà che attende nella subcoscienza, pronta ad emergere al tuo richiamo.
quando abbi conquistato questo punto, sii certo di essere andato abbastanza avanti. Delle proprietà varie del corpo fluidico non ti sarà detto che in connessione alle varie operazioni, soltanto sulla prima delle quali ora ti istruirò. Sappi soltanto che ogni rapporto sessuale che sia dominato dalla sete per la voluttà lo paralizza, lo rende inerte e fiacco, specie nei temperamenti nervosi. Sappi che esso è energizzato dal regime vegetariano, dal digiuno ed anche dai profumi magici, come lo accenna uno dei suoi nomi, che è corpo aromale e, in un suo particolare aspetto, vampirico. Sappi che ogni squilibrio o emozione improvvisa, sopravveniente quando la coscienza è in rapporto con esso, può produrre danni, anche gravi, nel fisico e nello psichico. Infine, sappi che le sue virtù vanno affinate mediante una disciplina speciale. Ti darò un cenno elementare su di essa affinché tu possa intendere il senso dell'educazione iniziatica del sentimento. Non devi distruggere il sentimento, ma devi distruggere la torbida tua adesione ad esso, cioè la voluttà, il desiderio e l'avversione, l'angoscia nel sentire. Purificati da tali scorie. Sciogliti dal vincolo del cuore. Fatti nel sentire aperto, libero, senza timore e senza grettezza. Come acqua chiara, non mossa, lascia trasparire le cose che sono nel fondo, così non più identificato con i sentimenti. Accoglili ed osservali come faresti per cose del mondo esterno. Come io non sono il cibo che gusto, del pari io non sono i sentimenti che lascio risuonare liberamente in me. Essi non sono miei, essi non sono me. Nasca in te questa evidenza. Soltanto allora i sentimenti potranno parlarti, quando cesserai di essere preso in essi, intento soltanto a godere o a soffrire. Essi ti riveleranno un nuovo organo dei sensi di là da quegli animali. Oggettivo quanto questi, benché rivolto ad un aspetto più sottile della realtà. Questo nuovo senso educalo con l'attenzione interiore, volto all'orecchio del cuore. Rendilo raffinatissimo. Al centro di te, come un ragno che tiene tutti i fili della sua rete e ogni loro vibrazione controlla, sì, un dominio ed una lucidità calma e scrutatrice al centro di una sensibilità perfetta, purificata ed intrepida, aperta ad ogni voce. Questa educazione del cuore, che opererai per persuasione, con un fuoco lento e dolce, trasfonderà nel tuo corpo fluidico un potere di conoscenza sovrasensibile. Essa realizza un'acqua distillata, un'acqua trasparente, consacrata nel segno della tua neutralità che la domina. Giunto a tanto, tenta la liberazione del potere centrale e l'incontro con la serpe. Ciò accade quando la coscienza del tuo io sappia trasferirsi nella sede del corpo fluidico e questo sia staccato dai sensi animali ed isolato, in conseguenza, dal mondo fisico. Le tecniche usate sono varie.
disprezza la prudenza dei piccoli metodi di meditazione che raramente sono capaci di trarti via, realmente non nella tua fantasia, dalla palude delle forme mentali e dalla prigione del cervello. Portati ai metodi diretti. Per esempio, usa lo specchio. Per isolare il corpo fluidico, occorre che tu renda neutralizzata ed inerte la sensitività del corpo animale. La tecnica dello specchio agisce sul nervo ottico e lo stanca finché la potenza concentrata nello sguardo si scioglie dall'organo fisico e si attua nella luce fluidica. Procede così. Trovati una stanza ben netta, possibilmente fuori dell'atmosfera agitata, torbida delle grandi città. In campagna, in un luogo ove alto regni il silenzio e nulla venga a distogliere la tua attenzione. Chiuditi ermeticamente. Propizie sono le notti secche e serene. Non portare vestimenta che ti stringano il corpo, né questo sia aggravato da peso di cibo. Brucia un po' di mirra a finestre aperte. Poi una dose minore a finestre chiuse e mettiti seduto dinanzi allo specchio. Avendo nettamente formulata la tua volontà, evoca a più riprese persuasivamente lo stato fluidico che l'aspirazione lenta e profonda del profumo renderà più vivo e legalo stretto al senso di te quale presenza e superiorità impassibile atto al comando. Quindi fissa lo specchio. Lo specchio può essere in cristallo, ovvero in acciaio, rame, bronzo, concavo in ogni caso, così da raccogliere in un punto centrale la luce di una lampada situata in modo che l'operatore non la veda e che tutto rimanga in una penombra, ad eccezione dello specchio. Dunque, fissa quel punto senza battere ciglio, fino a non vedere null'altro. Insisti. Esso si cangerà in un punto nero. Il punto nero si allargherà in una macchia azzurrognola che poi diverrà un'aureola dapprima indecisa, poi biancolattea. Ancora un passo e da questo albore si schiuderà in un rapido espandersi una chiarità illuminata, una libertà, freschezza, luce. È la soglia del sovrasensibile, il primo contatto con la luce astrale, ove sul nucleo sussistente della psiche cessano di gravare, in via di principio, le condizioni a cui sono stretti gli esseri incarnati che stanno al fondo delle acque. Ti ho detto fissa. Questo è tutto e questo è nulla. È una parola che racchiude un lungo tentare, un incerto sentiero costruito dall'arte segreta di un attento, sottile, prudente dosare, combinare ed equilibrare l'attivo ed il passivo, il sensitivo ed il determinativo dell'anima. Poco posso dirti qui a tuo aiuto. Devi farti da te la strada e le gambe per camminare. Sia il tuo guardare senza sforzo, senza volontà apparente, come di chi stesse per addormentarsi dolcemente. Fuoco sotto cenere. Lascialo fissare e poi abbandonalo. Cerca di non pensare più ad esso, di dimenticartelo. La vista è il punto di partenza, ma in verità
tutta la tua anima sarà operante nell'operazione. Il suo fissare lo sguardo soltanto un mezzo per fissare se medesima. L'abbandono intensificalo amandolo, condiscendendovi e temprandolo con dolce ostinazione finché esso si sarà reso una cosa continua che non cerca più di sottrartisi al tuo spingerlo ancor più in fondo. D'altra parte, devi tener fermo ad una presenza sottile e tenace a te stesso, te come un punto semplice che non ha arresti di paura, che sa conservarsi e nel conservarsi non intralcia la direzione di abbandono, che si fa portare dall'abbandono, sgusciando e sciogliendosi e nei trapassi non dissolvendosi, ma risorgendo con l'esperienza inattesa di una maggior limpidità, semplicità e fortezza. Qui viene in atto un primo congiungimento di solfo e mercurio, di luna e di sole. Dunque, conosci l'opera come la prima preparazione del caduceo di Ermete. Gli ostacoli, astraendo da quelli che interverranno al rapporto compiuto, stanno nell'eccesso o squilibrato dosamento del mercuriale e del sulfureo. Ti ho detto della preparazione che deve rendere calma, duttile ed armoniosa sotto di te la natura corporea. Cotesta natura, ora devi prenderla con dolcezza, conducendola all'operazione quasi senza che ne sappia. Se impaziente e maldestro eccedi nella forza, essa reagirà, si scioglierà da te ed ecco che, di colpo, sarai proiettato al punto di partenza. Queste reazioni istintive al principio sono inevitabili, ma esse non debbono scoraggiarti. Tenta di nuovo, con spirito nuovo, alla stessa ora, insisti sottilmente. Eliphas Levi dice: come l'onda che sempre ritorna e finisce col rodere anche il ferro. Alle reazioni e agli allarmi istintivi del tuo corpo succederanno quelli del tuo spirito non abbastanza temprato. Ti avverrà di sentire come dei mancamenti, un senso come di precipitar di colpo onde sobbalzerai, ti tratterrai rapidissimo e di nuovo sarai al punto di prima. Resterà chiusa la via, fin tanto che non abbi destata in te una prontezza ancor più rapida con cui fulmineamente arresterai la reazione, prima ancora che essa possa intervenire a sospendere il distacco fluidico. Il difetto opposto sta nella possibilità di un abbandono all'abbandono che dissolva la presenza a te stesso. Ciò farebbe decadere il mondo dei maghi nel mondo dei medium e dei visionari, il mondo del sovrasensibile nel mondo del subsensibile. Nel medium il centro si dissolve e la sua coscienza scivola giù, si immerge nel corpo, diviene quella stessa del corpo. Egli è alle piene dipendenze del corpo e ciò che sperimenta sono per l'appunto affioramenti e proiezioni delle tendenze torbide e delle forze elementari che sono racchiuse nel suo organismo. Il segno di questo pervertirsi ed abortire dell'operazione è un senso di stanchezza mortale che ti prenderà non appena sei tornato allo stato normale, perché altre forze si saranno nutrite della tua forza.
creare una preponderanza sempre più decisa del centro intellettuale sulla sensibilità periferica in contatto col mondo esteriore e così pure sugli elementi organici e subconsci in genere? Tale era il compito della preparazione indicata al principio di questo scritto. Cotesta preponderanza conduce allo stato di cui ti ho detto, ove la mente si congiunge con sé e realizza l'esperienza di una indipendenza, sussistenza e superiorità rispetto a tutto ciò che è corporeo ed animale. Quando nel tuo fissare reso continuità ed intensificato intrepidamente sulla direzione interna, avviene il distacco del corpo fluidico, è una base che viene meno e devi tenerti fermo assolutamente in questo stato puro, immateriale, extracerebrale della mente e dell'io. Se non ne sei capace, subentra lo stato medianico e sonnambulico in cui il corpo fluidico liberato è privo di nucleo e diviene uno strumento passivo del mondo inferiore. Invece, se sorpassi attivamente il punto neutro, realizzerai nella magnesia dei saggi la rinascita nella mente. Voglio dire che dal nucleo d'oro della tua mente integrata, raccolta ed una, sboccerà una luce intellettuale in cui realizzerai un senso di te nuovo, possente, trasformato. Vedrai, sarai desto. Leggiamo cosa dice Filalete. Per il nostro oro, sole che è il nucleo d'estato e costituito dalla preparazione, avviene lo stesso che per il seme. Da principio esso è morto, o meglio, la sua virtù vivificante è nascosta sotto la dura scorza del suo corpo. Non appena è bagnato nella nostra acqua, che è il fluidico, rinasce, riprende vita e diventa l'oro dei filosofi. Il fisso diviene volatile per un certo tempo, onde ereditare una più nobile qualità che serve poi a fissare il volatile. Dunque, con questa esperienza, il tuo io lascia il veicolo animale, schiavo delle acque, ed assume un corpo fluidico o corpo d'aria per organo d'azione, col quale e con adeguate determinazioni gli è possibile operare molteplici e mirabili opere. E quando, per riassumere il corpo animale, incontrassi difficoltà, ricordati, il mezzo è evocarne l'immagine e volerla. Per il mago è questione di uscire in un modo o nell'altro dall'atmosfera di selvaggio e di ubriachezza che è l'anima della terra. Entrare in un cosciente contatto col mondo di là e da là agire attivamente, dirigendo congrue reazioni ed effetti nella vita reale. Dice il Kremers, il suo spirito è come una fiamma che sale e scende. Egli sa risalire alla superficie della corrente delle acque, ove, consacrato in aria, gli è virtualmente dischiusa la possibilità di assoggettare gli esseri che dipendono da questa stessa corrente, la quale ora appare come la luce astrale stessa. Ti ho dato una via. Tenta quanto ti ho detto prima di pensare a qualunque altra operazione. Non credere che il compito sia agevole e scevro di pericoli,
né aspettati qualcosa dai primi tentativi. Se sarai costante e signore del dubbio, riuscirai. Osa e taci. La più potente forza è la volontà dell'uomo che sa ciò che vuole. Fissa dunque lo scopo e non cambiarlo mai. Una volta cominciato, non desistere senza una precisa ragione, perché, come già ti dissi, la via della magia non conosce angoli morti. Pensavi prima di entrarvi.